Enrico Fermi nasce a Roma nel 1901. Inizia la sua pubblicazione, la sua produzione scientifica nel 1921, all'età di 20 anni, e la conclude nel 1954, l'anno della sua morte. Subito dopo il liceo fa un concorso di ammissione alla scuola normale di Pisa e il suo elaborato sui tratti distintivi dei suoni e le loro cause è diventato ormai una leggenda. Infatti non è l'elaborato di un brillante studente liceale, ma è l'elaborato di un fisico con una profondissima conoscenza di matematica e di fisica. Inizia la sua produzione scientifica in una situazione italiana che relativamente alla fisica è letteralmente disastrosa. Tanto per avere qualche ordine di grandezza, alla fine dell'Ottocento le cattedre di fisica su tutto il territorio nazionale sono 13. Nel 1926 salgono a 20, 20 professori ordinari di fisica su tutto il territorio nazionale. E comunque è una fisica ancora legata fortemente alla tradizione ottocentesca, una fisica di stampo dichiaratamente sperimentale. Le grandi teorie scientifiche che stanno occupando i centri più avanzati di fisica in Europa, ossia la teoria della relatività e la meccanica quantistica, non entrano in Italia. Anzi, sono fortemente osteggiati dalla comunità dei fisici. Ancora negli anni venti, La Rosa, un professore di fisica, un ordinario, uno di questi ordinari, scriverà sulla teoria della relatività che quando questa è spogliata da tutto l'armamentario matematico che esibisce, rimarrà soltanto il vuoto, perché il suo contenuto è nullo. Ma l'atteggiamento di La Rosa non è unico, è diffuso su tutto il territorio nazionale. Il merito di Enrico Fermi fu proprio questo, fu quello proprio di rompere questa tradizione della fisica italiana e portare nel giro di pochi decenni la scuola di fisica italiana all'interno della ricerca internazionale. Enrico Fermi riunisce in sé delle caratteristiche che ormai si sono completamente perse, proprio per ragioni anche di necessità, però fino all'epoca in cui lui ha fatto ricerca, è riuscito a unire una straordinaria abilità come fisico sperimentale ad un'eccezionale acutezza come fisico teorico. In questa conversazione ripercorreremo gli itinerari di ricerca di Enrico Fermi, soffermandoci sulle molte luci, ma anche su alcune ombre che hanno segnato la carriera di questo straordinario scienziato. Enrico Fermi nasce a Roma nel 1901. La sua vita si incrocerà con tutti gli avvenimenti cruciali della prima metà del XX secolo. Le sue straordinarie doti in campo scientifico si manifestano molto precocemente e il giovane prodigio finisce le scuole superiori con un anno di anticipo. Dopo il diploma, insegue la sua passione e sceglie di dedicarsi agli studi di fisica, classificandosi primo al concorso per l'ammissione alla prestigiosa Università Normale di Pisa. Si laurea nel 1922, l'anno della marcia su Roma. Ma Fermi non si fa distrarre dagli avvenimenti politici e l'anno successivo ottiene una borsa di studio per la Germania, dove incontra fisici illustri come Werner Heisenberg e Wolfgang Pauli. Nel 1926 ottiene la cattedra di fisica teorica all'Università di Roma e comincia la sua carriera di scienziato. Sono gli anni dei ragazzi di Via Panisperna,
una squadra di giovani e brillanti scienziati che collaborano con Fermi alla scoperta dei neutroni lenti. Tra questi Edoardo Amaldi, Franco Rasetti ed Emilio Segré. Con i neutroni lenti, Fermi riceverà il Nobel per la fisica nel 1938. Ma nello stesso anno sarà costretto dalle leggi razziali a lasciare l'Italia. La moglie di Fermi è ebrea e il fisico, per proteggerla, decide di accettare un incarico alla Columbia University di New York. Così, dopo il ritiro del Nobel a Stoccolma, si trasferisce oltreoceano. Il lavoro di Fermi negli Stati Uniti si concentra sulle reazioni nucleari. Nel 1944 lo scienziato prenderà parte anche al famoso Progetto Manhattan, diretto da Julius Robert Oppenheimer, per la costruzione della bomba atomica. Con le ecatombi di Hiroshima e Nagasaki finisce la Seconda Guerra Mondiale. Fermi torna alle ricerche civili all'Università di Chicago, aprendo una nuova frontiera d'indagine con l'impiego di un acceleratore di particelle. Il destino gli aveva però riservato ancora pochi anni di vita. Un cancro allo stomaco lo conduce alla morte nel 1954. Una figura che ebbe un'influenza determinante, soprattutto nella carriera scientifica di Enrico Fermi, è quella di Orso Mario Corbino, professore di fisica, direttore dell'Istituto di Fisica di Roma e anche senatore. Orso Mario Corbino si accorge subito delle straordinarie potenzialità di Enrico Fermi e su di lui vede la possibilità di realizzare il progetto di portare al di fuori della provincialità in cui era la scuola di fisica italiana, portarla sulla scena della ricerca internazionale. Aiuta perciò Enrico Fermi a ottenere due borse di studio, una che gli permetterà un soggiorno a Gottinga, in cui incontrerà Max Born, in cui incontrerà i padri fondatori della meccanica quantistica. A dire il vero, il soggiorno a Gottinga non è per Enrico Fermi molto produttivo. Diverso invece il discorso per la seconda borsa di studio, per il secondo soggiorno all'estero di Fermi, che è a Leida da Paul Ehrenfest. Lì effettivamente incontra un ambiente del tutto diverso, stringe legami, amicizie e il soggiorno sarà estremamente proficuo anche dal punto di vista scientifico. Al suo ritorno in Italia si pone il problema di una sistemazione definitiva all'interno dell'Accademia per questo brillante scienziato. È sempre Orso Mario Corbino che provvede a far istituire una cattedra, la prima cattedra di fisica teorica. Enrico Fermi la vince nel 1926 e prende servizio a Roma. Con la cattedra di fisica teorica riesce nello stesso tempo a coagulare intorno a sé un gruppo di giovani ricercatori con cui darà avvio proprio a questa nuova stagione della fisica italiana. All'interno del gruppo è abitudine chiamarsi anche con dei nomignoli. Enrico Fermi è il Papa, Franco Rasetti, un fisico che Fermi aveva conosciuto a Pisa e con cui aveva stretto una solida amicizia, è il cardinal vicario. Enrico Persico, che è un compagno dell'adolescenza di Fermi, è un compagno fraterno, è il cardinal de propaganda fide. Gli abati sono i giovani ricercatori Emilio Segré ed Edoardo Amaldi. La Divina Provvidenza
Trabacchi, il professor Trabacchi, che è un chimico dell'Istituto di Sanità, sarà lui a fornire poi le sorgenti radioattive utilizzate nella loro attività di ricerca. E infine il Padre Eterno è Orso Mario Corbino.